quando seguo la politica, questo è il primo governo che dopo 5 mesi aumenta il suo consenso invece di perderlo. A cosa è dovuta questa esprimere il favore e il sostegno ad un governo? È dovuto intanto all'ascolto continuo che fanno tutti gli esponenti e militanti della Lega sul territorio ogni settimana. Noi recepiamo quelle che sono le esigenze e cerchiamo di tradurle in legge e in proposte governative per dare risposte chiare. È la prima volta che un governo, invece di fare gli interessi di lobby multinazionali e centri di potere extranazionali, sta lavorando per il bene primario dei cittadini italiani, ascoltandoli e dando risposte per quanto è possibile fare a livello costituzionale. E questo ci sta premiando, indubbiamente. Dicono che il Global Compact non sia vincolante, ma allora mi permetto di domandarle. Ho visto che la Lega si è dimostrata assolutamente contraria. Ecco, ma se non è vincolante, a cosa serve questo Global Compact? Ma è chiaro che è vincolante, se non fosse vincolante non ci chiederebbero di sottoscriverlo o di metterlo in votazione, no? Sarebbe una cosa che potrebbe essere recepita come non essere recepita. È vincolante perché la gestione del flusso migratorio mondiale verrebbe decisa fondamentalmente da enti sovranazionali. Noi stiamo lottando da anni per la sovranità nazionale, legislativa e anche economica. È chiaro che la gestione del flusso migratorio, secondo noi, spetta ad ogni singolo paese e non ad un ente sovranazionale che indubbiamente non farà mai gli interessi del popolo italiano, che per noi sono i prioritari interessi da portare avanti. Secondo i sondaggi la Lega supera il 30%. Il significato invece della manifestazione nazionale dell'8 settembre, visto che avete fatto approvare anche una legge importante, quella sulla legittima difesa. Sì, legittima difesa entrerà a gennaio all'interno della Camera dei Deputati e finalmente diventerà legge, che per noi è un punto essenziale. La difesa del patrimonio, la difesa della famiglia, dei propri figli è un valore che per noi è imprescindibile. Chi si difende o difende i propri valori non deve essere arrestato e anzi prevediamo anche la copertura per quanto riguarda la difesa legale da parte dello Stato per chi si difende, come è successo adesso ad Arezzo, che non è tanto. È per noi importantissima questa riforma. Il consenso, come dicevamo prima, c'è perché stiamo veramente rispondendo a quelle esigenze che il cittadino sente molto vicino a sé. Una domanda che mi intriga un po'. A livello regionale e locale voi state col centrodestra, a livello centrale state con il Movimento 5 Stelle. Come si fa a sostenere questa doppia, questa doppia decisione, questa doppia vostra volontà? Beh, allora, sul piano locale, territoriale e regionale, è 20 anni che governiamo insieme al centrodestra, dove lo facciamo bene, lo facciamo con criterio, perché ci sono moltissimi valori che tra noi e loro sono indubbiamente condivisi. Per quanto riguarda invece il governo insieme ai colleghi del Movimento 5 Stelle, è chiaro che c'è un contratto di governo da cui vengono estrapolate quelle che sono le proposte di legge o gli atti politici che sono già stati prestabiliti, sottoscritti, per cui è impossibile uscire da quelli che sono i binari che i nostri due leader, quindi nel nostro caso Salvini, nel caso dei 5 Stelle Luigi Di Maio, hanno stabilito a tavolino sui punti che dai nostri programmi convergevano. E l'importanza del 8 dicembre, manifestazione nazionale? L'importanza è assoluta, soprattutto per dare un segnale all'Europa. Oggi tutti i movimenti sovranisti d'Europa vedono in noi, nella Lega, quella forza propulsrice che sta portando avanti le istanze dei popoli sovrani. Pertanto i cittadini che verranno, che non sono tutti iscritti alla Lega, che non sono tutti militanti sostenitori, ma liberissimi cittadini che per la prima volta in vita loro parteciperanno ad una manifestazione, già oltre 300 adesioni soltanto in Umbria, verranno a lanciare un segnale di supporto a questo governo e un messaggio forte all'Europa della serie: i popoli stanno alzando la testa, l'Italia sta riprendendo piano piano la sua sovranità, portando, quando sarà il momento, alle prossime elezioni europee, un messaggio nuovo e forte di un'Europa che è unita, sì, ma che rispetta la sovranità di ogni singola nazione e soprattutto la pari dignità, perché oggi l'Europa è a trazione franco-tedesca. Quando c'è un problema, sentirci rispondere, parlate con la Merkel, parlate con la Germania e trovate una soluzione, ci dà già la chiara dimostrazione che in Europa comanda lei, perché diversamente uno dovrebbe dire sedetevi con tutti i leader europei e trovate una soluzione, invece no, andate a parlare con la Merkel. Quindi l'Europa oggi così com'è è un'Europa che è a trazione indubbiamente tedesca.
Quindi l'obiettivo nostro è che l'Europa sia attrazione popolare, attrazione di ogni popolo con le sue sovranità, le sue diversità, le sue lingue, le sue caratteristiche. Un'Europa dei popoli. Un'Europa dei popoli, grazie all'onorevole. Ci vediamo l'8 dicembre alle ore 11 in Piazza del Popolo a Roma. Grazie.